Gentili telespettatori, buona giornata. Angelo Bonelli, quello dei sassi del fiume, ve lo ricordate, no? Quello che diceva che la Meloni aveva prosciugato i fiumi. Proprio lui, no? È giusto per capire di chi stiamo parlando, no? Angelo Bonelli annuncia un esposto alla Procura di Roma in cui si ipotizza la violazione del segreto da parte di un pubblico ufficiale. Di cosa parliamo? Parliamo di Salvini che pubblica un video dove si vede l'apostolico magistrato che ha liberato 4 migranti reputando e definendo il decreto del governo illegittimo, anticostituzionale, contro i trattati, insomma una roba terribile, no? Proprio quel magistrato nel video che posta Salvini si vede protestare per la nave 18 davanti alla polizia, mentre c'è gente dietro che urla assassini, non si sa se gli assassini sono i poliziotti o quelli del governo, e c'è lei e il marito lì in prima fila a fissare la polizia così, no? In una manifestazione di estrema sinistra. Quel video Salvini, qualcuno avrà dato sto video a Salvini, questo lo capisce anche un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, eh? Qualcuno avrà dato sto video a Salvini, non è che l'ha trovato nelle patatine dell'Esselunga, no? Come di, visto che Salvini fa la spesa all'Esselunga. Quindi qualcuno avrà dato sto video a Salvini. E così Angelo Bonelli annuncia una denuncia in cui si ipotizza la violazione del segreto da parte di un pubblico ufficiale. Se fosse confermato che il video proviene dagli uffici della polizia, ci troveremmo di fronte a un caso di rilevante gravità. Immagini di oltre 5 anni fa riesumate per diventare strumento in mano al segretario della Lega. Più o meno è una roba andata così, eh? Più o meno qualcuno aveva questo video conservato e l'ha tirato fuori e l'ha dato alla Lega. Questa è la realtà. Come vi dicevo prima, anche un bicchiere lo capisce. Vittoria Baldino, 5 Stelle, anticipa un'interpellanza. Come fa il ministro Salvini a essere entrato in possesso del video? Il ministro dell'Interno Piantedosi mercoledì sarà a un question time alla Camera, mentre Fratelli d'Italia con Tommaso Foti e Forza Italia con Maurizio Gasparri chiedono al guardasigilli ispezioni o comunque un intervento. È nostro dovere anche per le interrogazioni parlamentari, ha detto il ministro. Il ministro ha detto è un nostro dovere anche per le interrogazioni parlamentari, però è un nostro dovere che cosa? Non si sa bene esattamente che cosa abbia detto Nordio. E poi naturalmente anche Sandro Ruotolo chiede l'intervento del COPASIR, il Comitato per la Sicurezza Parlamentare, cioè il Comitato Parlamentare che si occupa della sicurezza della Repubblica. Scrive Beppe Provenzano del PD: informazioni riservate carpite al 41 bis, con riferimento al caso dell'anarchico Cospito, e diffuse per colpire oppositori politici. Ora l'utilizzo di video di 5 anni fa, conservati da chi? Per colpire una magistrata che nessun comportamento discutibile può giustificare. È dossieraggio di Stato, nessuno è al sicuro. E insomma, dossieraggio di Stato. Ricordiamoci che i servizi italiani, i servizi di sicurezza della Repubblica, sono tra i migliori al mondo e sono attivi da tantissimi decenni, e naturalmente non è neanche una cosa strana ipotizzare che i personaggi pubblici abbiano dei dossier, no? Dove si archivia il file, il documento. Naturalmente un giudice che va alle manifestazioni di estrema sinistra dove gridano assassini, non si sa se allo Stato, al governo, ai ministri o alla polizia che è lì, ovviamente il compito di alcuni apparati di sicurezza dello Stato è proprio quello
di monitorare alcuni personaggi che fanno delle cose che un giorno potrebbero anche essere amplificate, potrebbero, insomma, parliamoci chiaro, si monitorizzano delle situazioni per prevenire che queste possano sfociare in qualcosa di diverso. Guardate che molti apparati dello Stato, dai servizi, la Digos, fanno opera di prevenzione, cioè fanno monitoraggio su persone che hanno comportamenti strani. Naturalmente un magistrato, un alto funzionario dello Stato, un magistrato che è nella manifestazione di estrema sinistra contro la polizia e lo Stato per la nave Diciotti, naturalmente viene attenzionato perché sì, non so se ci siamo capiti, no? Il perché è caspiterina, come vengono attenzionati esponenti di estrema destra, anarchici, vengono attenzionati anche persone che ricoprono ruoli fondamentali nelle istituzioni e che hanno comportamenti a dir poco curiosi. Un magistrato che va fino lì e si mette davanti al corteo dove gridano assassini e altri insulti verso, naturalmente, le istituzioni italiane di quel tempo, è ovvio che queste persone vengano attenzionate e probabilmente si facciano anche dei dossier. È inutile stare qui a raccontarci la storia di Babbo Natale. No, non si può! Non si può. Sapete quante cose non si possono fare, ma dietro le quinte si fanno in tutti i paesi del mondo? Insomma. I servizi segreti italiani, gli apparati di sicurezza civili e militari italiani sono tra i migliori al mondo e hanno permesso al paese di evitare cose che sono successe in altri paesi. Quindi i nostri servizi hanno evitato atti sul nostro territorio nazionale che sono successi in Francia e da altre parti nel mondo, Stati Uniti. Quindi naturalmente i servizi, se hanno davvero, o qualcuno, la polizia, la Digos, che ne so, fatto un dossier su questo magistrato, non è un dossier per chissà che cosa. Naturalmente qualcuno ha preso il file in questo dossier e l'ha dato alla Lega. Poi può essere qualche singolo poliziotto che si era tenuto le immagini, che ha voluto fare un favore al suo partito, che ne so. Oppure può essere, non so se quel video non era di un poliziotto, ma era di un cameraman, di una televisione privata, di un telegiornale, che ha detto: faccio un favore alla Lega, gli do il video e faccio un favore magari alla parte politica che a lui piace. Chi lo sa? Ovviamente qualcuno avrà dato questo file a Salvini, che chiaramente non lo rivelerà mai. Grazie a tutti e arrivederci a presto.